Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera ci ritroviamo per leggere e commentare ancora una volta il diario di Santa Faustina Kowalska. Questo testo di straordinaria spiritualità, attualissimo per il nostro tempo, poiché Gesù ha voluto apparire a Santa Faustina e rivelarsi con il titolo di Divina Misericordia, proprio per richiamare l'umanità del nostro tempo alla conversione, a chiedere il perdono dei peccati, a ricevere la Divina Misericordia del suo cuore squarciato, del suo cuore donato per amore nostro. Tant'è che il sottotitolo di questo diario è La misericordia divina nella mia anima. Dunque la misericordia divina così come si è rivelata all'anima di Santa Faustina e così come vuole rivelarsi anche alle nostre anime attraverso Santa Faustina. Quindi leggiamo e commentiamo questo straordinario testo che ci farà conoscere realmente, oggettivamente, la misericordia di Dio, perché oggi purtroppo ci sono tante false interpretazioni della Divina Misericordia che invece di aiutare le anime a crescere le conducono sempre più verso l'abisso. E questo è il gioco e l'astuzia del maligno, del padre della menzogna, del falsario, di colui che sa prendere cose vere e mischiare a queste cose vere delle falsità in modo da rendere tutto falso. E così sta facendo anche con la misericordia di Dio, per mantenere le anime nello stato di peccato grave o di peccato mortale e alla fine condurle nel suo regno. Ma poiché noi vogliamo lottare Satana con la luce che proviene dal cuore di Cristo, con la divina sapienza che lui ha voluto rivelare a Santa Faustina e in tutte le altre catechesi che facciamo, in questo modo vogliamo attrarre le anime verso Dio e liberarle da questo laccio diabolico delle false interpretazioni della Divina Misericordia. Bene, saluto tutti voi che siete qui in diretta, siamo più di 200. Vi ricordo di condividere questa diretta su tutte le vostre pagine Facebook. Quindi Marianna Olender, Giovanna, non riesco neanche a leggere i vostri commenti perché andate molto veloci. Vi raccomando, coloro che avete già salutato, non risalutate, perché altrimenti poi non riesco a salutare gli altri. Quindi saluto Alessia Gianfelice, Daniela Dolci, Anna Paola Centore, Lorena Mosca, Domenica Cotuli, Rosanna Passalalpi, Grazia Boglieri, Mapa Mapa, Antonio Lupo, Mimma Castiglia, Salvatore Orfanò, Anastasia Guarino, Giovanna Schettini, Patrizia Moxedano, Rosanna Villa, Giovanna Chiapparino, Enrico Miranda, Maria Mario Bonucci, Rosa Gargantini, Adele Lucenti, Bella Lavanda, Grazia Girardi, Lucia Bertolini, Rosaria Castronuovo, Maria Berta, Ivana Pesce, Rosa Venuto, Angelo Pamela Villari, Federica Cannella, Rosanna Villa, Patti Brunello, Gaetano Livigni, Nora Falcon, Gianni Annarito Bruno, Carla Guarino, Gius Ventura, Maria Concetta Patti, Luisa Solferino, Saporito Maria Enzo, Silvia Onofrio, Vittoria Maiolo, Adelaide Felix, Marina Zanna, Stefi Ponzoni, Francesca Papandrea Fedele, Anna Rita Spano, Filippa Incardona, Rosi Anelo, Saporito Maria Enzo, Franca Di Vita, Giorgioi, Rosa Venuto, Anna Montanaro, Maria Grazia De Meo, Anastasio Angela Morrone, Antonella Carè, Rosa Clavio, Franca Mazzanti, Pina Lombardo, Maria Antonietta Garbi, Maria Palascandolo, Anxe Gioini, Adelaide Felix,
Anto Zappia, Pina Cilia, Nunzia Esposito, Gabriele Russo, Prisca Spinetti, Erminia Venturino Sallam e tutti voi che siete in diretta, ecco, siamo più di 220, continuate a condividere in modo che tanti altri vostri amici si possano unire alla nostra catechesi. Bene, allora continuiamo la lettura e il commento da dove abbiamo lasciato l'ultima volta, a meno che io non abbia spostato, diciamo, il segno in questi giorni, ma credo che dovremmo essere a pagina 50. Il giorno dopo ci fu la nostra confessione. Raccontai tutto quello che era avvenuto nella mia anima ed il confessore mi rispose che era evidente in ciò la volontà di Dio, che dovevo rimanere in questa congregazione e che non dovevo nemmeno pensare ad un altro ordine. Da quel momento mi sento sempre felice e contenta. Ecco, vediamo che Faustina non è contenta di quella congregazione perché si prega poco. Ecco, si prega poco poiché lei voleva pregare molto, voleva stare sempre in comunione con il Signore, stava pensando di uscire dalla congregazione e di andare in un'altra congregazione. Invece Gesù gli dice: tu mi causerai un simile dolore se uscirai da questo ordine. È qui che ti ho chiamato e non altrove, ho preparato per te molte grazie. Quindi anche se in quella congregazione si pregava poco, poiché non era un ordine contemplativo, però doveva rimanere lì e riuscire a pregare anche nel mezzo delle attività pratiche. E quindi così ha fatto Santa Faustina, oltre a pregare tutti i momenti previsti nella congregazione, riusciva a pregare anche negli altri momenti. E poi anche chiaramente ad aprire il cuore alla carità verso le consorelle, verso i poveri, tutto quello che poteva fare di bene. Adesso anche il confessore dice la stessa cosa, che doveva rimanere nella congregazione. A questo punto vorrei dire qualcosa. Noi vediamo che spesso Gesù dirà a Santa Faustina che deve essere obbedientissima al confessore e che non doveva parlare delle sue cose interiori alle superiore, mentre all'inizio disse qualcosa, ma ne doveva parlare unicamente al confessore. E Gesù le disse anche che lui le avrebbe parlato attraverso il confessore. Tante volte si pensa questo, no? Che l'obbedienza al confessore o al direttore spirituale deve essere assoluta, ma bisogna mettere un ma, nel senso che se il confessore, se il direttore spirituale è un uomo di vita santa, di profonda preghiera, di scienza sicura, allora sicuramente si può seguire questo uomo di Dio. Ma al contrario, se il confessore non fosse un uomo di vita santa, non avesse la divina sapienza, non vivesse secondo la volontà di Dio e quindi non mettesse in pratica quelle che sono le norme, le regole, la dottrina della Chiesa, indubbiamente non andrebbe seguito. Perché purtroppo oggi alcuni confessori insegnano ciò che il Vangelo non insegna, ciò che la Chiesa non l'ha mai insegnato e ciò che non deve essere insegnato. Quindi chiaramente i fedeli rimangono confusi e dicono: ma me l'ha detto il sacerdote in confessione, oppure me l'ha detto il mio direttore spirituale. Allora, si deve obbedire al confessore, ma anche al superiore, non soltanto al confessore, se ciò che viene ordinato è secondo la santa volontà di Dio e dunque è contenuto nel Vangelo, nella tradizione della Chiesa, nel catechismo della Chiesa Cattolica e nelle norme ecclesiali, che sono state appunto emanate in perfetta consonanza con il Vangelo, la tradizione e il catechismo. Se al contrario, ad esempio, un confessore dicesse che è un divorziato risposato che attualmente convive con una donna che non è sua moglie e dunque si trova in adulterio, può fare la comunione, questo è falso, non è possibile e dunque quel confessore non andrebbe assolutamente obbedito, perché chi ordinasse di fare anche un piccolo peccato non è più interprete della divina volontà, perché Dio mai ordinerebbe di fare peccato. Dio può chiedere anche delle cose gravose, alcune volte un sacrificio, ma mai per fare peccato, neanche il più piccolo peccato. Tant'è che Gesù, Divina Misericordia, dice a Santa Faustina:
orrore del più piccolo peccato. Quindi assolutamente, ecco, bisogna trovare un bravo confessore, un bravo direttore spirituale, che sia diretta coscienza, di sana dottrina, di vita santa e uomo di preghiera. Allora sì, si può seguire sapendo che un tale uomo, un tale sacerdote sicuramente guiderà nella santa volontà di Dio. Poco tempo dopo mi ammalai. La cara madre superiora mi mandò assieme ad altre due sore a passare le vacanze a Skolimov, un po' fuori Varsavia. In quel tempo domandai al Signore Gesù perché ancora devo pregare. Gesù mi rispose che la notte seguente mi avrebbe fatto conoscere per chi dovevo pregare. Vidi l'angelo custode che mi ordinò di seguirlo. In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco, e in esso una folla enorme di anime sofferenti. Ecco, vediamo che Santa Faustina più volte farà l'esperienza delle sante anime del purgatorio e vediamo che ci racconterà che il purgatorio non è proprio una passeggiata come qualcuno crede. Il purgatorio è un luogo di grandi sofferenze e sottolineo un luogo, come anche il paradiso è un luogo di grande gaudio, di grande gioia e felicità, così come l'inferno è un luogo spaventoso e di orribili castighi e sofferenze. Perché voglio sottolineare il luogo? Perché molti dicono che il purgatorio, il paradiso e l'inferno non sono un luogo, ma sono semplicemente uno stato dell'anima. Falso, perché noi vediamo che tutti i mistici attestano di essere stati portati in un luogo. Chiaramente si tratta di un luogo, tra virgolette, con una realtà spirituale, con una consistenza spirituale, non è un luogo materiale. Lo capiremo quando ci andremo, speriamo di andare subito in paradiso e di capire cos'è il paradiso. Nel paradiso c'è la presenza di Dio che pervade tutto, nel purgatorio c'è il fuoco purificatore di Dio che tutto risana e purifica, nell'inferno c'è il fuoco castigatore voluto da Dio per coloro che hanno voluto porre se stessi alla divina volontà e si sono messi al posto di Dio, cioè gli angeli ribelli con a capo Satana. Tant'è che Gesù, alla fine del Vangelo di Matteo, dirà: via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Dunque, l'inferno è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questo è il Vangelo, perché alcuni affermano che non sia così. Dio, nella sua misericordia, ha voluto prevedere anche un luogo per i demoni e per le anime dannate, altrimenti avrebbe dovuto distruggere sia i demoni sia le anime dannate e ridurle di nuovo al nulla, ma non è possibile perché Dio rimane fedele a se stesso per l'eternità, perché aveva pensato l'umanità e anche gli angeli per renderli partecipi della sua gioia, della sua gloria, della sua felicità eterna, ma essi non hanno voluto. Così come anche oggi tanti uomini, tante donne non vogliono essere in comunione con Dio e scelgono di avere Satana come loro capo e quindi andranno lì dove si troverà il loro capo, cioè il padre della menzogna, l'ingannatore, il falsificatore, colui che seduce, il serpente antico e che noi chiamiamo diavolo e Satana, dice il libro dell'Apocalisse. Quindi diciamo che la dimensione spazio-temporale in qualche modo viene conservata, ma in un modo che noi oggi non riusciamo a capire, perché non è uno spazio, un tempo così come sulla Terra, tant'è che vediamo che in effetti le anime del purgatorio, quando devono testimoniare il tempo che sono rimasti in purgatorio, anche se è passata una sola ora, dicono che sono passati anni. Quindi il tempo è completamente diverso di là, nell'inferno, nel purgatorio e nel paradiso. Quindi è tutto in una dimensione nuova, spirituale, che non possiamo conoscere pienamente da questa parte, ma sicuramente è un luogo dove permane qualcosa dello spazio e del tempo di cui oggi noi facciamo esperienza.
Dunque, dice Santa Faustina, in un momento mi trovai in un luogo nebbioso, quindi in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco e in esso una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. Le fiamme che bruciavano loro non mi toccavano. Il mio angelo custode non mi abbandonò un solo istante e chiesi a quelle anime quale fosse il loro maggior tormento. E unanimemente mi risposero che il loro maggior tormento è l'ardente desiderio di Dio. Ecco qual è il maggior tormento delle sante anime del purgatorio: il desiderare Dio con tutto se stessi e non poterlo ancora contemplare, perché il loro cuore, il loro spirito non è ancora completamente purificato, ma desiderano Dio come un assetato nel deserto desidera un sorso d'acqua. Ecco, allora desideriamo prima Dio, come lo desiderano oggi le sante anime del purgatorio, perché oggi il nostro desiderio di Dio ha molto più valore di quando saremo in purgatorio. Speriamo di non passarci, ma in tanti dovremo passare nel purgatorio, perché sappiamo che per andare in paradiso bisogna essere pienamente purificati, bisogna essere santi. Ecco, allora loro desiderano e la loro preghiera è profonda e grande, però non è efficace per se stesse, ma può essere efficace per noi, mentre loro hanno bisogno delle nostre preghiere. Scorsi la Madonna che visitava le anime del purgatorio. Le anime chiamano Maria Stella del Mare. Proprio ieri, carissimi, abbiamo avuto la memoria della Madonna del Monte Carmelo, che è colei che prega e che porta le sante anime del purgatorio in paradiso. E dunque la Madonna va spesso in purgatorio, come dice Santa Faustina, a consolare, a dissetare della grazia divina, a dare un po' di sollievo alle sante anime del purgatorio e possibilmente anche a liberarle dalle pene del purgatorio. E le sante anime la chiamano Stella del Mare, è uno dei titoli della Madonna del Monte Carmelo. Ella reca loro refrigerio. Avrei voluto parlare più a lungo con loro, ma il mio angelo custode mi fece cenno d'uscire. Ed uscimmo dalla porta di quella prigione di dolore. Udì nel mio intimo una voce che disse: «La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia». Da allora sono i rapporti più stretti con le anime sofferenti del purgatorio. Ecco dunque, come vedete, Gesù le dice nel cuore: «La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la mia giustizia». Questa è una cosa molto importante, perché vedremo nel diario che Gesù richiamerà diverse volte da una parte la sua infinita misericordia, ma dall'altra anche la sua giusta giustizia, poiché non può esistere la misericordia senza la giustizia, né la giustizia senza la misericordia. Possiamo dire che è l'aspetto di una medaglia con due facce. Da una parte c'è la giustizia, da una parte c'è la misericordia, perché Dio è sì misericordioso, ma è anche giusto, così come è misericordioso per tutte le anime che porta in paradiso, ma è giusto con le anime che giustamente condanna all'inferno, perché sono esse stesse ad aver guadagnato l'inferno e aver rifiutato il paradiso con la loro disobbedienza, superbia e peccati mortali. Questa è una delle eresie di cui vi accennavo all'inizio, credo la eresia più grave nei riguardi della Divina Misericordia, cioè che Dio salverà tutti, che non esiste la giustizia, ma che Dio giudicherà con misericordia. Questo è falso, perché Gesù ha affermato più volte che il tempo della misericordia è fino all'ultimo istante della vita, poi sarà il tempo della giustizia e non potrà più giudicare con misericordia, ma con giustizia. Il giudizio di misericordia si esprime in tutta la sua estensione in questo tempo, cioè in questi anni che noi passiamo sulla terra. E qualunque peccato può essere perdonato. Ecco la infinita misericordia di Dio.
Se noi ci presenteremo dinanzi a un sacerdote che può validamente assolvere, anche se avremo commesso i peccati più abominevoli di questo mondo, l'omicidio, l'aborto, la bestemmia, la desecrazione di cose sacre, i peccati più gravi, anche se qualcuno fosse diventato satanista compiendo le cose più abominevoli di questo mondo, se si pente e sente nel suo cuore il dolore dei peccati commessi e si reca da un sacerdote chiedendo umilmente perdono, immediatamente lo riceve. Questa è la misericordia di Dio. Al contrario, se uno compie un solo peccato mortale nella vita e giunto alla fine della sua vita non si pente di quell'unico peccato mortale, allora riceverà la giustizia di Dio e quell'unico peccato mortale lo manderà sicuramente all'inferno. Questa è la giustizia di Dio. Ecco, quindi facciamo attenzione, esiste la infinita bontà, la sua divina misericordia. Un oceano di puro amore senza limiti, ma esiste anche la giusta giustizia, la santità di giustizia di Dio, che alla fine della vita, dopo l'ultimo respiro, giudicherà l'anima senza timore di niente e di nessuno. Alla fine del postulato, il 29 aprile 1926, i superiori mi mandarono a Cracovia per il noviziato. Una gioia inimmaginabile regnava nella mia anima. Quando arrivammo in noviziato, stava morendo una suora. Qualche giorno dopo, la suora viene da me e mi ordina di andare dalla madre maestra a dirle di chiedere al suo confessore, Don Rospond, di celebrare una santa messa per lei con l'aggiunta di 3 giacolatorie. In un primo momento acconsentì, ma il giorno dopo pensai di non andare dalla madre maestra, dunque quella suora era diventata un'anima del purgatorio, poiché non capivo bene se si era trattato di un sogno o di realtà, e non andai. La notte seguente si ripeté la stessa cosa in modo più chiaro, per cui non ebbi più alcun dubbio. Malgrado ciò, la mattina decisi di non parlarne ancora alla maestra. Gliene parlerò soltanto quando la vedrò durante il giorno. Ad un tratto incontrai nel corridoio quella suora defunta. Mi rimproverò di non essere andata subito ed una grande inquietudine si impadronì dell'anima mia. Allora corsi immediatamente dalla madre maestra e le raccontai tutto l'accaduto. La madre mi rispose che avrebbe provveduto. Nella mia anima ritornò subito la pace. Il terzo giorno quella suora tornò di nuovo e mi disse: Iddio gliene renda merito. Ecco, quell'anima era andata a Santa Faustina a chiedere la grazia e la misericordia di una santa messa con 3 giacolatorie perché l'avrebbero aiutata molto, ma Santa Faustina tergiversa, uno perché all'inizio non si rende conto se è veramente un'anima del purgatorio e poi perché pensa che c'è il tempo per poter fare quella ambasciata, imbasciata della suora. E invece la suora le appare e la rimprovera e dunque a quel punto sente nell'anima una profonda inquietudine. Mi viene in mente un episodio simile nella vita di San Pio da Pietralcina. San Pio si trovava in chiesa a pregare e gli apparve un'anima del purgatorio chiedendogli di pregare per lui perché era in grande sofferenza. E Padre Pio disse: sì, lo farò domani. Quell'anima diede un grande grido e disse: crudele. Allora Padre Pio sentì come una fitta al cuore per il grido di quell'anima, crudele, e capì che le anime del purgatorio soffrono moltissimo. E se quell'anima aveva avuto da Dio la possibilità di andare da Padre Pio a chiedere preghiere per avere del sollievo, e colui facendogli mancare quel sollievo che l'avrebbe veramente in qualche modo ristorato in quel supplizio del purgatorio, ecco che lo definisce crudele per il solo fatto che gli ha risposto che se avrebbe pregato il giorno seguente. Quindi tutti i giorni, mi raccomando, preghiamo per le sante anime del purgatorio. Voi vedete che noi anche cerchiamo di fare spesso le preghiere dei 100 Requiem, ma tutti i giorni, in ogni preghiera che facciamo, concludiamo sempre
con le preghiere quotidiane dell'angelo di Dio, dell'eterno riposo e della preghiera all'Arcangelo San Michele. E le ricordiamo in tutte le preghiere, perché sono veramente in grande angustia. E anche nella coroncina della Divina Misericordia ricordiamo le sante anime del Purgatorio. Ma poi dedicando la corona dei 100 requiemi sicuramente daremo ad esse un grande sollievo e sono sicuro che anche le sante anime ci ricambieranno con grande generosità per questa nostra opera di misericordia verso di loro. Tant'è che diversi di voi e diverse di voi mi hanno detto che dopo aver pregato per le sante anime del Purgatorio e qualcuno forse ha fatto celebrare anche delle messe, hanno ottenuto delle grazie importanti, perché loro sapranno ricambiarci le nostre preghiere. Ecco, siamo più di 270, continuate a condividere, così coinvolgiamo tutti i nostri amici. Continuiamo la lettura. Pagina 54. Questa è l'edizione proprio della Libreria Editrice Vaticana. Quindi un'edizione molto seria, quella ufficiale. Al momento della vestizione, Dio mi fece conoscere quanto avrei dovuto soffrire. Vidi chiaramente a che cosa mi stavo impegnando. Fu questione di un attimo di tale sofferenza. Poi il Signore inondò nuovamente l'anima mia con grandi consolazioni. Verso la fine del primo anno di noviziato cominciò a farsi scuro nell'anima mia. Non provo alcuna soddisfazione nella preghiera. La meditazione per me è una gran fatica. La paura comincia ad impossessarsi di me. Penetro a fondo nel mio intimo e non vi scorgo nulla all'infuori di una grande miseria. Vedo anche chiaramente la grande santità di Dio. Non oso alzare gli occhi fino a Lui, ma mi prostro nella polvere ai suoi piedi e mendico la sua misericordia. Passò così circa la metà dell'anno, ma lo stato della mia anima non cambiò affatto. La nostra cara madre maestra mi infuse coraggio in quei momenti difficili. Ecco, Santa Faustina, in questi primi 6 mesi del primo anno, dopo il primo anno di noviziato, incomincia a vivere la notte oscura. È quella notte in cui Dio introduce le anime che devono giungere a grande perfezione. San Giovanni della Croce divide la notte oscura in due grandi parti, la notte dei sensi e la notte dello spirito. Per quanto riguarda la notte dei sensi, sicuramente anche tanti di voi l'hanno sperimentata, ed è quella notte in cui non abbiamo una grande aridità spirituale, in cui veniamo provati con le malattie, con le tribolazioni della vita, con le persecuzioni, con le tentazioni, con le seduzioni del maligno, e l'anima si sente arida, fa fatica a pregare, però desidera nello stesso tempo pregare, ma non ci riesce. Tanti di voi che mi chiamano o mi mandano messaggi e mi dicono: Don Pietro, vorrei pregare, ma non riesco, non trovo la forza. Ecco, vi trovate un po' in quella notte oscura dei sensi in cui Dio vuole purificare il vostro amore, vuole purificare la vostra fede, vuole purificare la vostra preghiera in modo che non vi attaccate al gusto sensibile che dà la preghiera e che danno le realtà spirituali, ma vi attaccate unicamente a colui che è il datore di questi beni, cioè a Dio. Poi c'è la notte oscura dello spirito e quella è spaventosa. In questa notte oscura dello spirito vengono introdotti coloro che Dio vuole far giungere a grande perfezione di santità. Però è una lotta terribile, la notte che passerà Santa Faustina più avanti, quella che ha passato Madre Teresa di Calcutta, la notte che passerà più volte, tante volte, questo gigante di santità che è San Pio da Pietralcina, quella che ha passato San Giovanni Paolo II con le sue malattie, con tutte le sue tribolazioni e così via. Quindi coloro che devono giungere ad una grande perfezione di santità passeranno attraverso la notte oscura dello spirito, mentre la notte oscura dei sensi un po' la passiamo tutti. Chi in modo più lungo e più profondo, chi meno lungo e meno profondo, però tutti coloro che fanno un cammino di preghiera e di fede, prima o poi dovranno passare un po' della notte oscura dei sensi. E questa notte oscura dei sensi, l'anima all'inizio la sente come una vera e propria punizione da parte di Dio. E infatti molti dicono: il Signore mi ha abbandonato, il Signore si è dimenticato di me, il Signore mi punisce. Invece in realtà
Questa notte oscura dei sensi è un dono di Dio per svezzare l'anima dalle realtà sensibili e temporali e condurla verso le vette dello spirito, e orientarla unicamente verso il paradiso, cioè verso i beni eterni, dove alla fine della sua vita potrà godere dei frutti di questi suoi sacrifici in un modo indicibilmente bello. Ciononostante, questa mia sofferenza aumenta sempre più. Si avvicina il secondo anno di noviziato, al pensiero che devo fare i voti, la mia anima rabbrividisce. Qualunque cosa legga, non la comprendo, non sono in grado di meditare. Ecco la notte oscura. Mi sembra che la mia preghiera non sia gradita a Dio. Quando mi accosto ai santi sacramenti, mi pare di offendere ancor di più Dio. Il confessore, però, non mi ha permesso di tralasciare nemmeno una sola volta la Santa Comunione. Dio operava in modo singolare nella mia anima. Non capivo assolutamente nulla di quello che mi diceva il confessore. Le più semplici verità della fede mi erano divenute del tutto incomprensibili. Capite com'è terribile la notte oscura? La mia anima si tormentava non trovando soddisfazione da nessuna parte. Ecco, prima Dio la colma di carezze spirituali, di gusti sensibili, adesso per svezzarla, per farle fare un passo ad un grado superiore della vita di fede e del cammino di perfezione, le toglie tutti i gusti sensibili e spirituali e non trova pace in nulla, né gusto in nulla. A questo proposito, ecco, voglio leggere anche qualcuno dei vostri commenti, perché sono sicuro che diversi di voi avranno questa testimonianza. Daniela Cassini dice: mi succede spesso, alti e bassi, questo mi fa soffrire terribilmente. Anna Maria Filose dice: sì, è così, grazie, sei svezzamento dell'anima. Grazie Don Pietro, è stato chiarissimo. Ecco, mi fa piacere che riuscite a capire queste spiegazioni che non tutti capiscono. Giovanna Chiapparino dice: vero Don Pietro, io nel passato l'ho passato anche io ed è stato inspiegabile. Rosanna Passalalpi dice: mi ci trovo in mezzo. Antonio Lupo dice: so cosa si passa prima del coma. Giovanna Schettini dice: anche a me succede. E come vedete, tanti di voi hanno fatto questa esperienza, perché San Giovanni della Croce, in quel bellissimo testo, ma ne ha scritti tanti, ha scritto La salita al Monte Carmelo, La notte oscura, Fiamma viva d'amore e altri, Il cantico spirituale, dei bellissimi libri che ho letto, per chi c'era la raccolta. Veramente è chiarissimo in questo, e lui è dottore mistico della Chiesa e spiega come già nella Sacra Scrittura noi troviamo spesso, anche nei Salmi e in tutta la Sacra Scrittura, troviamo spesso questa notte oscura dei sensi e dello spirito con cui Dio conduce le anime verso la perfezione e appunto verso lo svezzamento dalle realtà temporali, sensibili e dai piaceri di questo mondo, in modo da orientare la mente, il cuore e lo spirito in modo particolare verso le realtà eterne, dove siamo chiamati a entrare in un gaudio senza fine. Andiamo avanti. In un certo momento mi venne una forte idea di essere respinta da Dio. Questo pensiero spaventoso mi trafisse l'anima, da parte a parte, dice Santa Faustina. Per questa sofferenza la mia anima cominciò ad agonizzare.
Volevo morire e non potevo. Mi venne il pensiero, a che scopo cercare di acquistare le virtù? Perché mortificarsi? Se tutto ciò non è gradito a Dio, capite quale tentazione terribile? Cioè, incomincia a perdersi di coraggio nel cammino della vita virtuosa, nella vita di perfezione, nella vita di santità, perché dice, se non sono gradita a Dio, perché mi devo impegnare a guadagnare le virtù, ad acquistare le virtù? Quando ne parlai con la madre maestra, ricevetti questa risposta. Sappia, sorella, che Dio la destina ad una grande santità. È un segno che Dio la vuole in paradiso, molto vicino a sé. Sorella, abbia molta fiducia nel Signore Gesù. Capite? Ecco, quella sora aveva capito benissimo di che cosa si trattava e probabilmente conosceva gli scritti di San Giovanni della Croce. Dunque la notte oscura non è una punizione che viene da Dio e non è un respingere l'anima da parte di Dio, ma è un volere l'anima proprio più accanto a sé, è un voler purificare l'anima perché quell'anima possa gustare ancora più profondamente Dio. E più noi entriamo nelle notti oscure, specialmente dei sensi all'inizio e poi verso la fine della vita dello spirito, e più noi potremo salire in santità, grazia e in gloria in paradiso. Quindi, se il Signore ci mette alla prova, noi dovremmo ringraziarlo. Certo, anche Santa Faustina, come vediamo, ha avuto grande difficoltà ad accettare questi momenti, però poi ha capito e si è abbandonata. È un po' come Gesù che stende le braccia e si lascia crocifiggere in obbedienza alla divina volontà del Padre Celeste. Così anche noi dobbiamo dire nel momento della croce, stendere le braccia e dire Fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà. In questo modo faremo un salto di qualità nella nostra vita spirituale. Il tremendo pensiero di essere respinti da Dio e il tormento che in realtà soffrono i dannati. Terribile, no? I dannati si sentono completamente respinti da Dio, anche se non è Dio che li respinge, ma sono loro stessi che lo odiano. Ed è la santità di Dio che li respinge in quanto santità, non in quanto volontà di respingerli, perché Dio vorrebbe tutti salvi, ma non c'è più questa possibilità. Come la luce respinge le tenebre e le ricaccia in se stesse e le disperde, così Dio non può far entrare in sé nulla che non sia luce. E chi si danna è divenuto tutto tenebra e viene ricacciato nell'abisso dell'inferno, che è una tenebra senza fine. Questo è il tempo in cui molte anime si perderanno, specialmente tra i consacrati e purtroppo anche tra i sacerdoti. Mi rifugiai nelle piaghe di Gesù, ripetevo parole di speranza. Ma quelle parole divennero per me un tormento ancora maggiore. Andai davanti al Santissimo Sacramento e cominciai a dire a Gesù: Gesù, tu hai detto che è più facile che una madre dimentichi il bambino che allatta piuttosto che Dio dimentichi una sua creatura. E seppure essa lo dimenticasse, io Dio non dimenticherò la mia creatura. Senti, Gesù, come geme la mia anima. Ascolta i vagiti strazianti della tua bambina. Ho fiducia in te, oh Dio, poiché il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola dura in eterno. Però non trovai sollievo nemmeno per un istante. Capite come la santità di Dio la stava purificando? Ecco, lei va da Gesù e richiama le parole del profeta Isaia. Se anche una madre si dimenticasse del suo bambino, io non mi dimenticherò mai di te, ma in quel momento Santa Faustina si sentiva respinta da Dio, abbandonata e dimenticata da Dio, anche se non era così, perché Dio le era molto vicino, proprio perché avvicinando il suo fuoco purificatore le stava comunicando la sua grazia e la sua santità, ma lei non se ne accorgeva, perché la sua parte sensibile, la sua parte umana soffriva in questo fuoco purificatore. Praticamente Santa Faustina ha passato su questa terra quello che passano le anime
del purgatorio, dentro il fuoco del purgatorio. Proprio per questo i santi possono entrare in paradiso subito, alla fine della loro vita, perché passano il purgatorio sulla terra. Un giorno, subito dopo la sveglia, mentre mi metto alla presenza di Dio, incomincia ad assalirmi la disperazione. Ecco, qui abbiamo la notte oscura dello spirito. Quindi prima quella dei sensi, poi quella dello spirito. Sentite che esperienza drammatica. Buio estremo nella mia anima. Ho lottato come ho potuto fino a mezzogiorno. Nelle ore pomeridiane cominciò a impossessarsi di me un vero terrore di morte. Mi cominciarono a venir meno le forze fisiche. Rientrai in fretta nella cella e mi gettai in ginocchio davanti al crocifisso e cominciai ad implorare misericordia. Gesù però non ascolta le mie grida. In realtà le ascoltava, ma non poteva esaudirle perché sennò avrebbe rovinato il lavoro che stava facendo nella sua anima. E come un artista deve continuare a plasmare la sua opera d'arte, magari limando e togliendo le parti grossolane con lo scalpello, così anche Dio fa con le anime, e se si ferma rovina l'opera. Sento che mi vengono a mancare del tutto le forze fisiche, cado a terra, la disperazione si è impadronita della mia anima. Sto vivendo pene infernali che realmente non differiscono in nulla da quelle dell'inferno. Sono rimasta in quello stato per tre quarti d'ora. Avrei voluto andare dalla maestra, non ne ebbi la forza. Volevo gridare, la voce mi venne a mancare. Per fortuna però entrò nella cella una suora. Quando mi vide in quello stato così fuori dal normale, avvertì subito la maestra. La madre venne subito, appena entrò nella cella, disse queste parole: «In virtù della santa obbedienza, le chiedo di alzarsi da terra». Immediatamente una forza misteriosa mi sollevò da terra e mi trovai in piedi accanto alla cara maestra. Ecco, vedete, quindi ha avuto un'esperienza che è stata simile all'inferno, perché tutta la parte sensibile, tutta la parte spirituale che ancora non era purificata, ha subito una profonda purificazione da parte della giustizia di Dio e lei era completamente prostrata e priva di forze. Ed ecco che in virtù della santa obbedienza riesce subito ad alzarsi, perché Dio obbedisce egli stesso all'ordine della maestra che in quel momento faceva le sue veci e quindi in qualche modo obbedisce a se stesso per mettere in piedi Santa Faustina e ridarle la forza per continuare. Con parole affettuose mi spiegò che quella era una prova mandata da Dio, la maestra. Sorella, abbia tanta fiducia, il Dio è sempre padre, anche quando mette alla prova. Tornai ai miei doveri come se fossi uscita dalla tomba. I miei sensi erano come impregnati di ciò che aveva sperimentato la mia anima. Durante la funzione serale, la mia anima cominciò ad agonizzare in un buio spaventoso. Sento che sono in balia del Dio giusto e che sono oggetto del suo sdegno. Il Dio giusto è oggetto del suo sdegno. In quei terribili momenti ho detto a Dio: «Oh Gesù, che nel Vangelo ti paragonasti alla più tenera delle madri, ho fiducia nella tua parola, poiché tu sei la verità e la vita, Gesù. Confido in te contro ogni speranza, contro ogni sentimento che ho nel mio intimo ed è contrario alla speranza. Fa di me quello che vuoi, non mi allontanerò da te, poiché tu sei la sorgente della mia vita». Quanto sia tremendo questo tormento dell'anima lo può capire soltanto chi ha provato su di sé simili momenti. Come vi dicevo, è un po' sperimentare il purgatorio sulla terra, ma qui Santa Faustina parla persino dell'inferno, cioè ha sperimentato qualcosa dell'inferno, perché la sua purificazione è stata talmente profonda che lo giusto sdegno di Dio
ha dovuto prima con il fuoco purificatore annientare tutto quello che non andava nell'anima di Santa Faustina per renderla simile all'oro puro, simile a sé. Nella notte mi fece vista la Madonna con in braccio il bambino Gesù. La mia anima fu piena di gioia e dissi: «Oh Maria, madre mia, lo sai quanto terribilmente soffro?» E la Madonna mi rispose: «Lo so quanto soffri, ma non temere, io partecipo e parteciperò sempre alla tua sofferenza». Che meraviglia! Ecco, Santa Faustina all'esperienza del soprannaturale, delle anime del purgatorio, del suo angelo custode, di Gesù, della Beata Vergine Maria. E la Madonna le dice: «Lo so quanto soffri, ma non temere, io partecipo e parteciperò sempre nella tua sofferenza». Come una mamma che sta accanto al bambino con la febbre alta e lo consola. Così la Madonna, quando noi soffriamo, è accanto a noi e con le sue carezze materne ci consola e ci aiuta a superare quei momenti di tristezza e di dolore. Bene, carissimi, per questa sera va bene così. Ecco, sono circa 50 minuti che siamo in diretta. Adesso faremo la preghiera finale e poi vi do la santa benedizione. Domani incontrerò un numeroso gruppo di giovani, circa una sessantina di giovani, che saranno gli animatori di un campo scuola ragazzi. E quindi gli terrò una catechesi, parlerò delle verità fondamentali della fede e anche di alcuni aspetti morali che purtroppo oggi sono disconosciuti. Quindi dite una preghiera anche per me e per questi giovani affinché possa io dare ad essi una parola buona, una parola sapiente, una parola che viene da Dio e i loro cuori la possano accogliere e ne possano fare tesoro. Facciamo le preghiere finali. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Iddio, lo Domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu col divin potere incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e vi libera da ogni male, da ogni pericolo e dalla presenza del maligno. Vi dia pace, serenità, salute e prosperità, comunione, fedeltà coniugale e fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia giungere la gioia eterna del paradiso, insieme con tutti i vostri cari. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.